così abbiamo un motivo in più per cercare di andare a fare il risultato lì. Una seconda domanda per me, lei dice sempre che il... Non gliela fa fare la domanda a lei. Che la Juve è una squadra collaudatissima al secondo anno, no, di questo percorso, l'Inter invece al primo, questo può essere un handicap, però dall'altra parte è anche un fattore insomma positivo perché può essere più imprevedibile l'Inter. I 9, 10, 11esimi dell'Inter più o meno si conoscono, le ultime scelte potranno essere anche in base, non voglio sapere chi, però sulle caratteristiche della Juventus, cioè la velocità, quello che diceva prima il collega. La grinta, la velocità, quindi scegliere quell'uomo, magari il terzo centrocampista, il terzo offensivo, in base a questa caratteristica, la velocità, la grinta, cioè rispondere alla Juve con la sua arma migliore, con le stesse armi. Grazie. Guarda, secondo me è un discorso proprio di mentalità, cioè qui c'è un grosso, secondo me, bivio che connota il nostro cammino, cioè tu devi decidere se vuoi impostare una partita di una determinata tipologia, parlo come avversario, e quindi sicuramente rendendo l'Inter più equilibrata, credo che tu possa avere più possibilità di non perdere. Adesso cerco di semplificarlo. In un altro caso sicuramente puoi aumentare i tuoi punti di forza, ma magari ridurre un pochino l'equilibrio. Quindi secondo me è una scelta parimenti corretta che connoterà un po' il nostro approccio alla partita, la mentalità dell'allenatore, la mentalità dell'allenatore e la mentalità dei calciatori. Quindi, sono disperato, non riesco a decidere. Deciderò 45 minuti prima. Lombardia, Sopo. Salve mister, quando avete affrontato la Fiorentina, c'era un po' di timore perché la Fiorentina precedentemente era stata l'unica squadra ad aver messo in grandissima difficoltà la Juventus, a tal punto che si pensava che magari potesse coprire un po' più l'Inter, e invece ha stupito tutti schierando il tridente. C'è anche nella sua testa quest'idea per affrontare la Juve e poi gliene faccio un'altra. lo dicevo adesso. Cioè, nel senso, adesso la dico una provocazione, puoi giocare anche con un attaccante solo e stupire al rovescio, perché tutti parlano fra due e tre, e io oggi dicevo ai miei direttori della comunicazione, perché nessuno dice uno? Perché puoi anche stupire al rovescio, cioè il problema secondo me non necessariamente il numero degli attaccanti renderà la tua Inter più o meno pericolosa, primo, perché potresti non riuscire mai a rifornirli e quindi magari vai in difficoltà. Non necessariamente giocare con un attaccante ti consentirà di difenderti meglio, perché magari non riesci mai a sfogare e stai chiuso nella tua tre quarti. Quindi io credo che non sia, alle volte voi legate la pericolosità di una squadra al numero degli attaccanti. Secondo me non in una partita come questa è direttamente proporzionale, anzi, la Fiorentina, secondo me, nel nostro campionato è quella che come gioco ha messo più in difficoltà la Juventus perché non ha attaccanti di ruolo. E quindi ha mandato fuori giri la loro difesa pesante, i loro tre centrali, perché Ljajic e Jovetic spesso non stavano con i difensori e creavano una grande superiorità di palleggio a centrocampo che per quanto puoi essere forte, fai fatica a contenere. Quindi io credo che ogni partita, se parliamo di calcio, è diversa. Poi devi vedere le caratteristiche della tua squadra, perché io devo avere l'intelligenza di dire, non ho, le due squadre che l'hanno messa in difficoltà sono lo Shakhtar e la Fiorentina, secondo il mio punto di vista come gioco. Non ho gli esterni dello Shakhtar, non ho le caratteristiche d'attacco della Fiorentina, io sono l'Inter e ho le mie caratteristiche, però io non legherei la pericolosità al numero degli attaccanti. Poi ovviamente il bello di queste sfide è che uno cerca di prepararle al meglio, poi vediamo come va sul campo, ma io non la vedrei come... io penso sia un passaggio importante per l'Inter per capire anche il nostro livello di crescita, non è un viatico decisivo, questo lo penso anche se dovesse andare bene. Volevo sapere se ci può dire quali sono i tempi di recupero di Sneijder, quando dovremmo rivederlo, se è andato tra i convocati, e quale partita emotivamente sente di più, se quella col Milan o quella con la Juve. Grazie. Allora, i tempi di recupero di Sneijder, lui dovrebbe fare gli esami definitivi, adesso non voglio dirvi una data sbagliata, comunque all'inizio della prossima settimana. Gli esami che, diciamo, la linea finale per rientrare ad allenarsi sul campo. Una volta che rientra in campo, poi bisogna vedere come, in che condizioni è, per capire se può essere utilizzato più rapidamente possibile. E, no, beh,
Io le ho comunque da allenatore dell'Inter, cioè le ho sentite tutte e due, non sarei bugiardo adesso se ti dicessi più Juve, più Milan, comunque anche il Milan nel derby a Milano, San Siro, pieno, sia in casa che fuori, cioè sono due grandi partite, però ripeto, in questo mi aiuta un po' il mio carattere, la mia anche incoscienza, forse non mi rendo bene conto, però sono abbastanza freddo, abbastanza lucido in queste situazioni e cerco di trasmettere alla squadra voglia di fare risultato e soprattutto idee chiare su quello che dobbiamo fare. Poi alle volte ti riesce, alle volte no, ma questo è il bello dello sport, del calcio. Volevo dirti questo, visto che ti sei calato perfettamente in questa realtà interista, cosa pensi della scritta che campeggia fuori dallo stadio della Juventus 30 sul campo? Cioè, che sensazione ti fa? Come diceva quello, ho già risposto altre volte a questa domanda. Io penso che gli scudetti sono quelli che sono decisi in maniera inequivoca dalla giustizia sportiva e che noi rispettiamo. Quindi se quello che è stato deciso e statuito va bene a noi. Adesso parlare di questa cosa esula dalla partita di domani e sinceramente da interista mi interessa solamente l'Inter. Quindi loro poi sono liberi di attaccare sul loro stadio quello che credono. Ok, l'altra se si deciderà a centrocampo sta partita. Io vedo che le caratteristiche del centrocampo della Juve, e per centrocampo intendo anche i due quinti, come li chiamo io, cioè i due esterni che diventano cinque, siano sicuramente il loro principale punto di forza. E non è un caso che molte partite importanti loro le abbiano decise con degli inserimenti dei centrocampisti, quindi credo che sicuramente è uno dei punti di forza della Juventus e noi lo sappiamo e cercheremo di rendergli la vita difficile. Ciao, tu in questi mesi hai fatto una full immersion ovviamente in un ambiente nuovo, in una realtà nuova, hai studiato molto, studi moltissimo tutti i giorni, ti prepari, sei meticolosissimo, sei un po' un secchione, diciamo, no? Così, no? In questo senso. Domani è il tuo esame di maturità, lo vivi come una cosa del genere oppure una delle tante partite di passaggio, di un Secondo me, miglioramento? no, Cioè secondo vai a me. letto tranquillo stasera in sostanza. Sì, ma no, ma quello sì. Secondo me tu devi avere le idee chiare su come affrontare la partita. Io questo lo penso adesso proprio da allenatore. Tu devi avere le idee chiare su come affrontarla. Nel momento in cui hai le idee chiare e hai lavorato bene per arrivarci, la affronti concentrato ma tranquillo di quello che hai messo in campo. Poi ci sono le evoluzioni e quella è una seconda fase secondo me dell'allenatore, perché la prima fase è la preparazione. Ovviamente la trasmissione ai tuoi calciatori, il feedback empatico che c'è fra quello che tu dici e quello che mettono loro in campo, perché è normale che io posso pensare a 100.000 idee, ma sono loro gli artefici di quello che sarà applicato. E poi c'è la partita, c'è la lettura della gara. Tante volte la lettura è stata subito giusta, tante volte è stata corretta in corsa. Ma perché? Perché penso che sono bravi e gli italiani sono, comunque gli allenatori che sono in Italia sono tra i migliori nel mondo, quindi come la prepariamo noi, la preparano anche i nostri avversari. Quindi secondo me sono due insiemi, la preparazione della gara e la lettura della gara. Secondo me se tu lavori al massimo è normale che sei tranquillo, tranquillo, sereno nell'approccio alla partita. Poi il bello del calcio è che se bastasse solo prepararle le partite ci si potrebbe riunire un pool di scienziati, ma invece no, c'è anche l'evoluzione. Però in questo, per quanto riguarda me, io l'esame di maturità grande l'ho visto quando sono stato scelto per allenare l'Inter. E adesso è una situazione diversa, adesso io mi sento pienamente l'allenatore dell'Inter, totalmente coinvolto nel progetto e al timone di questo gruppo, e quindi per me non è un esame di maturità domani, o comunque non lo sento come tale, non l'ho sentito dopo la sconfitta in casa col Siena, adesso che è un esame bello. A me piace giocarle queste partite, mi è sempre piaciuto arrivare a partite che ti danno grandi stimoli. Fino a poco tempo fa le vivevo solamente a livello giovanile. Ai miei ragazzi nel settore giovanile dicevo, quando li vedevo un po' impauriti, non è il caso dei miei, che hanno vinto tutto, però dicevo per parlare del mio approccio, e gli dicevo, voi lavorate, vi allenate, vivete per giocare queste partite, e poi arrivate a queste partite e vi fate la pipì sotto. No. E per dargli entusiasmo, io la penso così per me. I miei giocatori,
quelli che andranno in campo domani credo che abbiano vinto molto di più dei giocatori della Juventus, quindi non hanno timore loro, zero io. Una cosa sola, con la Juve hai un ruolino di marcia così, a livello giovanile? L'hai incontrata spesso? No, alla fine, una che mi ricordo, che tra l'altro c'era in panchina anche Carrera, era lo scudetto allievi, però ricordino così. No, ma non c'entra niente, sono cavolate queste. No, Pasquino, scudetto allievi, ti dico. Scudetto allievi, scudetto allievi. Pasquino, da Torino mi perdete i colpi un pochino. Ciao Andrea. Era il secondo Carrera, non era l'allenatore, era Stefano Guidoni. Volendo sintetizzare il discorso. No, Alessio è il secondo. No, scusa, però le imprecisioni correggiamole subito. La scelta di andare a Torino con una squadra più equilibrata e un'altra col cercando di voler affermare o imporre le proprie caratteristiche, credo sia i tre davanti, quindi Cassano, Milito e Palacio, oppure un centrocampo più folto e la scelta di uno di questi due. Ecco, proprio a centrocampo, proprio per le, come hai detto prima, il centrocampo della Juve è forse il reparto più decisivo. Anche la scelta degli uomini a centrocampo dipende da quanti uomini schierare davanti, anche perché, ad esempio, Guarin ha giocato con i tre davanti soltanto contro la Sampdoria con un centrocampo di una certa connotazione, non ha giocato quando c'erano tre davanti, quindi con due. Quindi anche, o comunque era sempre stato un centrocampo più bloccato, ha giocato spesso in Budingai quando c'erano tre attaccanti davanti. Quindi c'è anche questa scelta. Osservazione molto giusta che condivido, perché non puoi estrapolare il singolo dal contesto. Quindi hai ragione, nel senso, i due grandi insiemi, un Inter di un certo tipo e un Inter di un altro tipo, poi si portano dietro anche delle caratteristiche. Quindi assolutamente sì, nei tre centrocampisti ci sono dei giocatori che esaltano le loro caratteristiche, non solo Freddi, nei due ci sono giocatori con caratteristiche ancora più corrette, secondo me, più equilibrate per quel sistema. Quindi all'interno della macro scelta poi c'è una scelta individuale, sono assolutamente d'accordo. Però io credo che, ma lo dico alla vigilia, io credo che entrambe le soluzioni avrebbero dei vantaggi e degli svantaggi. Non credo che nessuno possa dire che con uno o con l'altro ci sia assolutamente. Quindi questo, per quello ho detto inizialmente, quella è una scelta di mentalità, è una scelta di come tu vuoi andare in campo e come pensi di creare più problemi al tuo avversario. Questa è, poi sarà solamente il fischio finale a dirci se è stata giusta o meno. Buongiorno, volevo chiederti, visto che la Juve assegna con tutti, quasi tutti, può essere un grattacapo in più questo, nel senso che è più difficile da trovare subito la chiave di volta, e poi in un attacco che abbia Benner o un attacco che abbia Giovinco, quale dei due preferisci? Sicuramente la facilità con cui la Juventus manda a segno in situazioni diverse i suoi giocatori è una delle situazioni che un allenatore che prepara la partita contro di loro deve tenere più in conto, perché loro sono capaci di andare in gol con tutti e sette i giocatori diversi dai tre dietro, e sono capaci anche con i tre dietro sui palle inattive di essere molto pericolosi. Quindi per quanto riguarda le caratteristiche d'attacco, credo che loro siano stati in questo lungimiranti a creare, ad avere 4-5 giocatori che hanno caratteristiche diverse. Quindi tu hai citato Benter e Giovinco, che sono i due estremi, secondo me, della tipologia offensiva della Juventus. Il denominatore comune di questi tutti i loro attaccanti, secondo me, è la grande qualità tecnica. Cioè anche il giocatore più forte fisicamente, che è Benter, è molto bravo anche con la palla a terra, quindi comunque sono tutti giocatori che amano il palleggio, tant'è vero che la Juventus quando mette la palla lunga è quasi sempre per un inserimento di un centrocampista o per pescare il quinto lì davanti, è difficile che mettano la palla lunga per la punta, quindi sicuramente anche adesso sono confusissimo, ma